Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Continuano le review dei Future Stars. Dopo aver visto ieri Tchouaméni e Bellingham, oggi andiamo a vedere altri tre giocatori molto interessanti che sicuramente avrete magari puntato per le vostre squadre. E sto parlando di Damsgaard, Vlahovic e Smith Rowe. I primi due già so che per le vostre Serie A vi hanno fatto gola e siete curiosissimi di vedere come rendono. Per cui mettetevi comodi e gustiamoci questa recensione. Partiamo probabilmente dal giocatore che più mi ha sorpreso, come vi dicevo, Damsgaard, perché già palla al piede, guardate qui come è agile nel mandare a vuoto l'avversario. Poi controllo palla veramente ottimo, anche in corsa con uno speed boost fantastico, guardate come lascia più volte l'avversario sul posto, è anche molto molto abile a vincere in palla e a resistere alle spallate. Qui ancora una giocata ottima con la sola, guardate come tiene attaccata la palla, poi cambio di direzione repentino addirittura due volte. Ancora a disorientare l'avversario, poi palla per Vlahovic che non riesce a calciare. Guardate qua che strappo, partito praticamente dalla difesa, poi passaggio liftato perfetto per Vlahovic, scaletta per Rowe. Quindi precisi anche i passaggi. Da Damsgaard invece passiamo a Vlahovic. La prima cosa che vi voglio far vedere è proprio il controllo palla. Vedete come di fisico regga abbastanza, però i suoi micromovimenti non siano proprio eccelsi. Il pallone quando se lo allunga si allontana parecchio dal suo corpo. Fa molto bene movimenti di questo tipo, come la finta di tiro con l'L2, quindi skill abbastanza ampie. Un ottimo passaggio anche filtrante, devo dire mi è piaciuto anche dal punto di vista di rifinitore questo Vlahovic. Quello che mi è piaciuto tanto, come vi dicevo, è usato in contropiede, perché guardate qua che allunghi che dà quando insomma riesce a prendere velocità grazie alle sue lunghe leve. Poi è anche abbastanza abile a servire i compagni, come vi facevo vedere. Qui un lancione, palla che appunto riesce perfettamente ad allungarsi, bene il piede debole perché il destro gliel'ho trovato abbastanza solido. Qui ancora una volta, guardate come affronta due dei migliori difensori del gioco come Rudiger e Collins. Arriva in area dopo avergli dato una pista, tiro ad incrociare di sinistro molto molto solido. Nota dolente invece il tiro a giro, perché guardate qua, tiro a giro di destro con il verde esce senza manco prendere la porta. Rowe invece, come vi avevo prospettato, è stata una grossissima delusione, perché a girarsi è un tronco stranamente, speed boost strafake, quando controlla il pallone guardate qua come sembra inciampare, lo perde, quindi mi ha molto deluso. Allora ragazzi, dopo aver testato Damsgaard, Smith Rowe e Vlahovic, sono pronto a dirvi secondo me quali sono aspetti positivi e negativi di questi giocatori e soprattutto se vale la pena acquistarli o meno. Allora, Damsgaard, parto da lui perché è stato quello che mi ha sorpreso di più in positivo. Da esterno molto 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 valido, c'ha un grandissimo speed boost, va in velocità, 4 di stelle skill e 4 di piede debole, quindi va benissimo. Ha un body type esile e poi lo paragoneremo al 1,80 m di Smith Rowe dopo, quindi si gira anche molto bene, estremamente agile, vi fa prendere un sacco di momentum positivo sull'esterno perché girandosi permette di far smarcare i suoi compagni. Peccato se avesse avuto 5 skill sarebbe stato veramente il GOAT, perché alle volte quella suola più finta di tiro di prima si sente un po' la mancanza lì in fascia. Quindi vi dicevo molto veloce, il tiro sinceramente non mi è capitato granché di andare alla conclusione, ma essendo un 4-4 non credo che sbagli troppe occasioni, però non è questo finalizzatore implacabile sicuramente. Vi dicevo dei passaggi che sono molto buoni, soprattutto il deep pass dalla fascia verso dentro sull'attaccante che si smarca, l'agilità 95, l'86 di reattività si sentono tranquillamente, ottima pure l'87 di resistenza. Lo 70 di forza non lo vado a appesantire, quindi estremamente promosso. Forse il prezzo un po' alto, perché considerando che c'è quel insigne honorable mentions per 50k che è la metà, forse è un po' altino il prezzo di Damsgaard. Però può essere giocato anche da CC in un rombo questo, come terzo centrocampista adattato, perché lo sentite fisicamente, è presente. Quindi forse qualche credito in più glielo darei, però non 110-120k, forse sugli 80-90 dovrebbe essere il suo prezzo. Il giocatore più atteso è sicuramente Vlahovic. Io lo so che vi state chiedendo com'è sto Vlahovic. Allora, partiamo dal dire che è 1,90 m e quindi già da lì mezzo campanello d'allarme. 4 di skill e 4 di piede debole, su quello è stato boostato. E sinceramente mi sono capitate delle occasioni di destro e si è sentito il piede debole migliorato.
Ha fatto, come vedete, 5 partite, 7 gol, 4 assist, ma sinceramente poco indicativi. Perché? Allora, il grosso problema di questo Vlahovic è che quei parametri di agilità sono totalmente fake, sia in relazione al body type e sia alla sua forza. Quindi fa una fatica immane a girarsi, soprattutto in area di rigore con la sola levetta. Quello che invece fa molto bene è correre come una lepre in mezzo al campo, perché si speed boosta bene, quindi se lo lanciate in profondità e avete uno stile di gioco contropiedista, questo Vlahovic fa esattamente al caso vostro, perché lo lanciate, arriva in area con un bel tiro di potenza, magari se ci mettete pure il timed perfetto, la butta dentro, perché ha 97 di finalizzazione e 92 di potenza tiro. Passaggi che a noi interessa bene o male il corto e ci sta quell'85 quando deve servire magari il compagno dentro l'area. Di testa pure lo sentite parecchio, con 98 di precisione e 90 di elevazione, però sinceramente per quello che costa, ovvero quasi 800.000 crediti, eviterei di acquistarlo. Ecco, non regge neanche il paragone con Ibrahimovic, perché Ibrahimovic è più agile, ha la quinta di skill, quindi è molto più versatile. Questo è, diciamo, un giocatore un po' unidirezionale, deve tirare a dritto e basta, o lo dovete proprio servire davanti la porta. Che sì, magari fate mezzo tocco per girarvi, si gira, ma non è che potete cercare di fare chissà che. Secondo il mio ragionamento, prezzo giusto potrebbe essere un 300-400k esagerando, perché poi non è un giocatore pessimo, non sto dicendo che è un cesso, sto dicendo semplicemente che per quello che costa e per quello che uno si aspettava, magari è esattamente l'opposto, quindi un giocatore che tira dritto e amen. Promosso sì, ma con un'estrema riserva, deve calare assolutamente di prezzo, però se in una serie A avete già i vari Muriel eccetera eccetera, non mi andrei a sbloccare a comprare sto Vlahovic. A chiudere abbiamo Smith Rowe, una delle delusioni più grandi della mia vita dopo che aver scoperto che Babbo Natale non esiste, perché è 1,82 m, ok, però io non mi aspettavo esattamente di ritrovarmi un tronco di queste dimensioni. Paradossalmente risulta quasi più tronco lui di Vlahovic. Peccato perché c'aveva pure il 5 di piede debole, ho detto forse questo quasi quasi lo riesco a piazzare da seconda punta all'occorrenza. Ma manco i cani, la velocità non la sentite minimamente, lo speed boost men che meno. Il tiro, vabbè, non è che mi sono capitate queste grandi conclusioni, però secondo me è il classico giocatore che si segna ma davanti la porta, non è che si inventa niente. I passaggi devo dire che almeno quelli li fa discretamente. Quell'agilità, quell'equilibrio e quella reattività sono penalizzati all'81 di forza e dal body type. Cioè, per dirvi, Damsgaard, che è alto quanto è lui, è 10.000 volte più agile. E stiamo parlando pure qua di un giocatore che costa 830.000 crediti, numeri 1. Cioè, questo qua, se forse 300-400.000, ma giusto perché della Premier, dell'Arsenal, inglese, c'ha 5 di piede debole, ma forse ci faccio un pensiero. Ma per il prezzo al quale sta girando attualmente e girerà nei prossimi giorni, secondo me assolutamente, assolutamente no. Quindi lui veramente è bocciato. Cioè, non sono riuscito a trovargli una collocazione in mezzo al campo. L'ho provato esterno, l'ho provato seconda punta. CoC non l'ho provato perché non sono moduli che utilizzo io. Però, mancandogli quell'agilità tipica del CoC che deve fare quei movimenti per far muovere i compagni. Sinceramente non mi sento di dirvi che può fare il trequartista, quindi lui cercate di evitarlo perché non ne vale minimamente la pena. Quindi raga, come avete visto, si tratta di tre giocatori che vorrebbero ma forse non possono fino in fondo. Fatta eccezione per quel Damsgaard, che è veramente una hidden gem pazzesca. Vlahovic è un buon attaccante ma non un top player, visto tutti i problemi che si porta dietro. Quello Smith Rowe è stata veramente una delusione totale, perché mi aspettavo un giocatore completamente diverso. Mi aspettavo, dai, una specie di Bay Edder della Premier League, ma così non è stato, o quantomeno una specie di Jota, ma purtroppo è ben lontano. Fatemi sapere voi che ne pensate di questi giocatori nei commenti. In descrizione trovate tutti i link dei vari partners, nonché della piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta che altro che augurarvi una buona giornata. Anzi, da Liberoschi, ciao!